Questa squadra è un gruppo un po' misto, diciamo che ci sono dei principianti che sono dovuti mescolare a dei ragazzi che invece hanno già qualche anno di attività, quindi abbiamo avuto qualche difficoltà iniziale e nonostante questo più o meno si impegnano e siamo abbastanza soddisfatti anche perché il leitmotiv di quest'anno è stato il coinvolgimento, riuscire a portare più gente in palestra possibile e direi che da questo punto di vista l'obiettivo è raggiunto. Sono due gruppi, questo e quello che si allena successivamente a questo, che partecipano a tre campionati della FIPAV, quindi della Federazione Italiana Pallavolo, Under 12, Under 13 e Under 14. Siamo molto più che soddisfatti perché, come dicevo poc'anzi, il discorso del coinvolgimento ha funzionato benissimo e per quanto riguarda i risultati, se non vado errato perché è un po' che non guardo la classifica, siamo secondi in due categorie e credo quinti nell'altra, quindi molto più che soddisfatti. Mese di marzo abbiamo proseguito la nostra attività solita, ci stiamo, diciamo così, prodigando in qualche iniziativa per riuscire a coinvolgere ancora di più, quindi qualche torneo extra e prossimamente porteremo le ragazze dell'Under 14 e dell'Under 13 a fare un torneo a Cesenatico, quindi insomma le attività sono più di una e pare che portino risultati a livello di divertimento e di attività insomma. Per questa età si differenzia poco fortunatamente perché più si ringiovanisce, più sono simili gli atteggiamenti e i comportamenti. Già in Under 14 qualche differenza si vede, non a caso la federazione, il campionato di Under 14 non lo svolge con attività mista, ma c'è l'Under 14 maschile e quello femminile. Infatti questo gruppo praticamente ha fatto 4 campionati, 12 che è misto, 13 che è misto, 14 che si è sia il maschile che il femminile distinti, insomma. Allora, per quanto riguarda le ragazze, il 1° di maggio andiamo appunto a fare un torneo e andiamo via con 16 ragazze, faranno due categorie, Under 13 e Under 14. Stiamo già pianificando la stagione della prossima annata, dobbiamo riuscire a coinvolgere di più per le età più giovani, così da riuscire a partire con le quinte elementari, già con un'attività non diciamo agonistica ma poco ci manca, e riuscire a proseguire il lavoro con queste ragazze che comunque sia stanno dimostrando qualche cosa. Al 99% separeremo i maschietti dalle ragazze per fare un'attività solo maschile. Beh, sono età abbastanza critiche per riuscire a mettere d'accordo tutti, diciamo che alti e bassi con la litigata piuttosto che l'innamoramento, però è tutto molto più che sotto controllo e positivo.